E Bitcoin non si ferma più, ragazzi, non si ferma più perché ha rotto anche la resistenza che io stesso credevo fosse una resistenza difficile da rompere, quantomeno nell'immediato. Invece non si ferma, ragazzi, non si ferma, ma soprattutto la rottura degli 11.700 dollari dà il via al famoso rientro nella pista da bowling di cui vi ho parlato nel video della scorsa, no, del lunedì scorso, ok? E questa pista da bowling, ragazzi, è ampissima, ampissima. È vero che c'è una resistenza intorno ai 13.000 e qualcosa, ma sembra esserci già arrivato. Ma in realtà la vera vera resistenza sta sui 16.000. Di questo però ne parleremo probabilmente nel video di lunedì. Cosa facciamo nel video di oggi? Volevo fare un video che parlasse di tutt'altro, devo essere sincero, ma non riesco a non fare un video sui grafici, ragazzi. Con Bitcoin che ci fa questo super up del 10% e va a rompere una resistenza importante, guardiamo di nuovo i grafici. Guardiamo di nuovo i grafici perché c'è molto fermento. Facciamo due cose importanti. La prima, guardiamo un grafico che è quello che io vi ho messo nel famoso video. Se siete fuori, se avete perso il treno, entrate in questo modo su Bitcoin. Guardiamo tutti gli ingressi che sono stati consigliati in quel video, non consigli finanziari ma d'opinione chiaramente. Guardiamo che cosa sta succedendo e vediamo per chi di voi sta seguendo quelle che erano quelle caratteristiche di ingresso. Vediamo dove posizionare lo stop loss, dov'è il primo stop a questo punto utile perché sale, sale, sale. C'erano quattro ingressi che avevamo visto, li vediamo nel video di oggi. E nella seconda parte del video, sarà un video bello spigliato, andremo ad analizzare in face to face quelle che sono le motivazioni di questo rialzo, da cosa deriva effettivamente, perché volevo spiegarvi anche una teoria di riflessione. Quando si innescano questi trend estremamente imponenti, soprattutto sul mercato delle cripto, perché questi trend sul mercato delle cripto sono così imponenti e sono così diciamo immediati, forti quando salgono? Perché c'è una variabile da considerare, non è solo l'ingresso della liquidità, non è solo il money dove vanno i soldi, ma è una variabile di natura riflessiva e ne parliamo alla fine di questo video. Allora, la prima cosa dietro qui alle spalle, eccolo, lo vedete già, è il video, scusate, il grafico di Bitstamp, perché Bitfinex è bloccato, ragazzi, è bloccato Bitfinex, quindi chi c'è, c'è, in sostanza, chi l'ha comprato, l'ha comprato. Allora, quello che vedete qui, ragazzi, è il grafico che io vi ho mostrato in quel video, se siete fuori dal mercato, come fare per entrare. Quando l'ho preparato quel video, eravamo qui esattamente, vi faccio vedere con la funzione replay, eravamo qui in questo punto. Allora, in questo punto noi abbiamo indicato, io avevo già indicato questo ingresso, che era il primo ingresso avvenuto sulla rottura dei 4.400, che era stata confermata poi incluso qui, più o meno intorno ai 4.500-4.600 dollari, il primo ingresso avvenuto con una prima parte del capitale per chi fa degli ingressi scaglionati corretti, soprattutto questo che era un ingresso il più rischioso di tutti, quello diciamo più veloce, e il più veloce è sempre più rischioso, quindi giustamente andava diciamo fatto con una somma non eccessivamente grande, 20-25% massimo dell'intero investimento. Poi quando eravamo qui, se vi ricordate, vi avevo detto dici, possiamo fare un acquisto sulla rottura di questo livello dei 6.000 oppure sul pullback, pullback che non è mai avvenuto perché semplicemente il mercato ha iniziato, diciamo, a fare questo. Quindi, quando è andato qui, vedete, ragazzi, abbiamo comprato il secondo lotto di questo ingresso mentale che avevamo fatto. Secondo lotto che è andato subito a profitto ed ha dato il là anche al terzo, che era 7.150. Anche qui c'è stato il terzo ingresso. Ultimo ingresso era quello agli 8.600 con una piccolissima parte, quindi diciamo la restante parte rimasta sarà stato meno del 10%, ragazzi, perché in effetti già 8.600 diventava un ingresso estremamente rigido, per me un po' troppo costoso, diciamo, ok? Avendo già a che fare con un mercato che ci aveva dato dei buoni spunti. Abbiamo avuto tra le altre cose anche un ingresso, vedete, allora questo è uno spike che è su Bitstamp
Bitstamp, ma non è sugli altri exchange, quindi non lo considerate più di tanto. Comunque un ingresso invece che era avvenuto era un pullback anche qui, quindi chi non era entrato poteva ritornare a entrare in pullback, l'avevamo sempre indicato in quel diciamo nei video famosi. E poi andando avanti, diciamo, il mercato ci ha dato l'ok su questi ingressi, perché poi prendiamo anche l'ultimo ingresso 8,6 e il mercato, come vedete, qui ha avuto difficoltà, quindi non è stato facilissimo soprattutto sostenere questi livelli di ingresso, si è andata anche in perdita qui sull'ultimo quarto, diciamo, vedete, ecco, qui si stava in perdita su quest'ultimo quarto. Questo per farvi vedere come comunque il trading non dovete farlo pensando solo nell'immediato, ma questo è un posizionamento di holding, quindi da fare per gli holders, e quindi era corretto farlo in questo modo. Dopodiché il mercato, vabbè, ci ha dato, sappiamo com'è andata, quindi lo facciamo andare avanti normalmente, ma in realtà ci ha dato questo là e poi è schizzato alle stelle con la rottura sia dei 9200 dollari, che io non ho utilizzato per aumentare le posizioni perché sono già esposto assolutamente oltre le mie possibilità, quindi oltre il 100%, e quindi non c'era necessità. Alcuni di voi sono entrati a 9200 perché è un'ulteriore conferma, io mi limito, diciamo, su questi livelli perché 9200 comunque era già abbastanza altino, ma il mercato ci ha dato ragione ancora di più perché poi è salito, diciamo, oggi ulteriormente, diciamo, su livelli assurdi, chiamiamo così. Allora, è una bolla o non è una bolla? Ieri ho fatto un bellissimo video, una bellissima live con l'amico caro Filippo Angeloni e abbiamo parlato anche di questo, se era una bolla o non era una bolla, e non lo è per me in questa fase. Poi magari si fa giù, ok ragazzi, non lo è per me in questa fase. Intanto vediamo dopo dove posizionare lo stop. Vi faccio vedere come il primo livello di resistenza, che era qui, è stato rotto tranquillamente dal mercato perché non era un reale livello importante. Quello che era più importante era questo, che invece sta rompendo oggi, ragazzi, in questa giornata. Ovviamente considerate che la giornata non è chiusa, però il mercato sembra assurdamente forte, quindi diciamo che se mantiene questo livello di resistenza di forza, diciamo, la resistenza a 11.007 sarà, diciamo, spappolata, se così vogliamo dire. Dove è l'altro livello? L'altro livello è qui più o meno intorno ai 13,7, ma il vero livello sta qua sopra, ragazzi, vedete, in questa zona qui. Quindi in sostanza il mercato non ha grandi resistenze prima di arrivare in quest'area che è attorno ai 15.000 dollari. Ecco perché il mercato sta prendendo questa rottura di questa resistenza estremamente bene, sta andando di forza pesantemente. Ragazzi, questo è un posizionamento da manuale, volevo farvi vedere perché trovate tutto nel mio corso come fare holding, ok? Questo è un posizionamento da manuale, adesso dobbiamo però gestire la posizione, ok? Questi sono i livelli di oscillazione molto ampi, perché ragazzi il mercato sta facendo delle cose incredibili, quindi non sappiamo dove andrà. Per la fine del mese di giugno e la prima decade di luglio dovrebbe esserci anche la close ciclica. Vediamo se farà qualche giornata di riflessione e il mercato ci darà, insomma, l'ok. Ma andiamo a capire dove metto lo stop, ok ragazzi? Allora, il primo livello assolutamente importante da capire è questo: 7200 diventa uno stop assolutamente di lunghissimo periodo, quindi sotto i 7200 si chiude la posizione perché il mercato è pericoloso, quindi quello sicuro, ok? Non è una, diciamo, una cosa, insomma, che dovete farvi scappare. Però ragazzi, questo trend fatto in questo modo ci lascia anche delle possibilità di non perdere, insomma, tutto questo profitto fatto. Quindi un altro livello assolutamente importante da considerare sono i 9200 dollari, ok? Quindi se dovessimo dire per esempio un altro livello di stop, io facendo questo duplicato direi 9200, ok? Se come stop di prima fase sarebbe, diciamo, imponente, importante.
che il mercato non andasse al di sotto di questo livello. Poi vedremo nel corso di queste giornate dove confluirà questa fase rialzista e vedremo di prendere le dovute precauzioni. In questo momento io consiglio lo stop a 9,2. Ci sono alcuni trading system veloci che stiamo utilizzando in Academy, che sono long da 10.000, quelli sono da quasi intraday, diciamo, fanno operazioni di 1-2 giorni e hanno lo stop più o meno, se non erro, intorno ai 10.008, 11.000 e qualcosa. Anche 11.007 diventerà uno stop loss di breve, chiaramente di breve periodo, se verrà confermata la rottura nella giornata di oggi. Sembrerebbe di sì, con questo più 10. Ok ragazzi, allora, questi sono tutti i livelli che dovete monitorare. Ora torniamo a noi per fare questa conclusione di video e spiegarvi perché questo movimento così brusco del mercato avviene anche in concomitanza della rottura di questi breakout e perché le cripto lavorano così. Ragazzi, le cripto lavorano così perché oltre all'ingresso di liquidità che probabilmente è avvenuto in questi giorni perché la market cap è salita, c'è anche da dire che una parte, una grossa fetta di questi rialzi vengono pompati da un punto di vista emotivo, perché molta gente vuole comprare, magari vuole entrare nelle cripto perché si è lasciata perdere il treno, si è lasciata scappare il treno, e molti di quelli che sono all'interno del mercato, magari come noi che hanno comprato da 8.000 a 4.600 eccetera, non vendono i bitcoin. Questo è il problema, e i bitcoin sono un numero finito, sono un numero finito, non sono un numero infinito, ragazzi, ok? Quindi non potete comprarli se qualcuno non ve li vende. Nel momento in cui questi bitcoin non vengono venduti, l'offerente alza sempre più il prezzo e dice: io non te lo vendo fino a quando? Allora arriviamo qui. Se vede che i livelli di analisi tecnica vengono rotti, alza ancora di più il prezzo, alza ancora di più il prezzo e dice: io non te lo vendo, non te lo vendo. Quindi è un problema non tanto di ingresso di liquidità nel mercato, ragazzi, ma quanto del fatto che mentre la domanda dice: datemi un bitcoin, datemi un bitcoin, l'offerta dall'altra parte dice: io non te lo vendo, e quindi alza il prezzo, cioè sale il book. Ok, immaginate un order book, c'è cioè bid and ask, e sale la parte della che si può fare il buy, quindi la parte dei venditori non dà il bitcoin a un prezzo basso, non lo danno, ragazzi. Cosa succede nel momento in cui questa spirale emotiva si va ad atrofizzare, cioè nel momento in cui il mercato rallenta, gli offerenti di bitcoin abbassano il loro livello di aspettativa e dicono: ok, adesso io te lo vendo perché secondo me abbiamo raggiunto un massimo, perché vedono affievolirsi questo rialzo. Quindi si amplifica ulteriormente la fase di respiro. Dovesse respirare un mercato in queste condizioni, viene ad essere amplificato ulteriormente da questo effetto emotivo, e quindi immediatamente gli offerenti scendono il prezzo e dicono: ok, te lo vendo qua adesso, non lo tiro più su. Ok ragazzi, ecco il motivo del perché sui mercati delle cripto dovete sempre anche seguire il trend, perché sono mercati esplosivi, perché c'è questo costrutto interno che è dato dal fatto che Bitcoin ha un numero finito di quantità, ma anche dal fatto che il mercato è molto piccolo, inefficiente, eccetera, eccetera. Abbiamo parlato ieri comunque nella live anche che abbiamo fatto, e ne parliamo costantemente in Academy, ma questo è quello che vi serve sapere a voi. Ok? E anche il motivo per cui vedete questo: è una bolla, non è una bolla, si autoalimenta, ragazzi, è una bolla ma non troppo, direi così. Questo mercato in questo momento è una bolla ma non troppo. Certo è che 11.007 bucata come un burro non me lo sarei minimamente aspettato, ragazzi. Sapete che io seguo il trend, non vado mai contro, non ho mai venduto, fino a quando ho segnali non vendo, se avrò segnali di chiusura delle operazioni venderò chiaramente, ma non mi sarei mai aspettato questa forza imponente così velocemente. E adesso abbiamo una pista da bulling. Dove si fermerà Bitcoin? Non lo sappiamo, ragazzi, si sta ancora dentro. Bolla o non bolla? Ci vediamo venerdì nel prossimo video. Ciao!